Ecco, noi siamo, credo che siamo appunto in diretta in questo momento e abbiamo un altro interessantissimo appuntamento con ARPAB. Questa volta parliamo di sostenibilità, anche perché appunto sulla sostenibilità settembre è un mese. Diciamo che la fa da padrone sul tema. Abbiamo qui con noi Anna Gardellin di ARPAB, l'Agenzia regionale per la protezione e la prevenzione dell'ambiente del Veneto. Benvenuta. Ecco, Grazie, grazie a te per l'invito, invece. con lei appunto parliamo dei temi del, come dicevo, della sostenibilità. Il 16 è iniziata la settimana europea della sostenibilità, della mobilità sostenibile, di cui parleremo il 21 con Katie Lorenzetti, che è una collega di Anna, giusto? Esatto, sì, Ecco, osservatorio ADI. perfetto. E noi giochiamo un pochino di anticipo, anche perché poi dal 22 settembre all'8 sarà il Festival dello Sviluppo Sostenibile. Quindi siamo assolutamente Esatto, on topic, giusto? diciamo che con settembre è cominciata la scuola, per fortuna, ma anche tutte le attività, diciamo, culturali stanno un po' riprendendo, poi con le modalità che uno riesce a fare visto il periodo. Però sì, come dicevi, io lavoro all'Ufficio Educazione della Sostenibilità di ARPAB, perché Esatto. ARPAB, oltre ad avere funzioni di monitoraggio e controllo ambientale del territorio, anche tra le sue funzioni istituzionali la promozione della cultura ambientale. E Infatti. questa, diciamo, cultura ambientale è rivolta ai cittadini di tutte le età. E questo lo fa attraverso la divulgazione dei dati e attraverso attività di educazione alla sostenibilità, di comunicazione e informazione. Allora, diciamo, noi viviamo, come sapete ben voi giornalisti, in una società molto complessa dell'informazione, ci arrivano dati, notizie da tutte le parti, però abbiamo bisogno anche di una maggior capacità di comprendere e interpretare i fenomeni e tutte le informazioni che ci arrivano. Per cui le agenzie, oltre a produrre conoscenza e corretta informazione, hanno anche un ruolo che possiamo chiamare come pedagogico, che è quello di aiutare i cittadini a capire e ad agire in modo responsabile. Per cui come ufficio abbiamo il compito di promuovere il coinvolgimento attivo dei giovani e degli adulti nelle politiche di sostenibilità. Per cui diciamo, i nostri modelli educativi seguono un po' le sfide tracciate a livello internazionale dei grandi documenti come quelli insomma, che conosciamo, che possono essere l'Agenda 2030 come l'Accordo di Parigi, e soprattutto lavora in rete con altri enti e agenzie del territorio. Ecco, diciamo, a grandi linee sono questi gli obiettivi del nostro ufficio. Certo, dunque con te oggi parliamo di un tema che appunto sostenibilità, certo, ma che ha a che fare naturalmente con i cambiamenti climatici, che è uno dei temi, no, che purtroppo in questi ultimi anni è diventato cogente e scottante, mi verrebbe da dire anche giù. Anche di più impattante sulla condizione di vita dei cittadini, perché quando avvengono alluvioni, inondazioni, frane, diciamo, è un problema contingente che avviene subito, per cui sicuramente Esatto. impatta. Ma è questo anche un tema che affonda le sue radici ormai negli anni Ottanta, in cui cominciamo ad avere una consapevolezza, no? Sul fatto che viviamo, a un certo punto abbiamo utilizzato un termine che è l'antropocene, no? Cioè un periodo fortemente caratterizzato dall'impatto del nostro zampone, quindi la nostra umanità un po', come dire, pesante, di mano pesante. Ma che però ha avuto alterne vicende molto inascoltate all'inizio. Ricordo il summit della Terra di Rio de Janeiro del 92, fino ad arrivare ai vari protocolli delle COP21 di Parigi, e che ha però stabilito una cosa molto, molto importante, cioè ha legato, dal punto di vista giuridico, no? Correggimi se sbaglio, le nazioni coinvolte, no? Nella sostenibilità ambientale, ok? Le ha legate a degli obblighi, a degli obiettivi che si sono tradotti in termini, no, se non sbaglio, di Agenda 2030. È corretto? Sì, esatto. Ce ne vuoi parlare? Sì, diciamo che, siccome dicevamo prima, i cambiamenti climatici impattano molto sulla salute delle persone, però non sono un problema a sé stante, ma coinvolgono tutta una serie di problemi, diciamo, di
di condizioni di vita. Non è un problema solo ambientale, ma soprattutto economico e sociale, vediamo, perché proprio diciamo, coinvolge il benessere delle popolazioni e i problemi legati a quello che avviene quando succedono eventi disastrosi come vitraggi, inondazioni, alluvioni. L'abbiamo visto anche localmente nel nostro territorio, nella nostra regione anche recentemente. Certo. E diciamo che le Nazioni Unite si sono date un traguardo che è quello di contenere l'aumento di temperatura del pianeta sotto i 2 gradi, scusa, sì, i 2 gradi centigradi. Però questo logicamente deve comportare una riduzione degli impatti di tutti i settori, perché non è solo il settore della produzione, dell'energia, dell'industria, della mobilità, ma anche quello che riguarda la produzione del cibo, i consumi locali, no? E questo perché tutti i problemi ambientali sono interconnessi, per cui bisogna lavorare a 360 gradi. Certo. E diciamo che il documento di Agenda 2030 è proprio lo sforzo che hanno fatto a livello globale gli esperti delle Nazioni Unite, che coinvolge 169 paesi, e si sono dati questi 17 obiettivi che insieme costituiscono un programma d'azione globale, che è rivolto a tutti i paesi, dai più poveri ai più ricchi. Diciamo che questo è il cambiamento, un po' quello che è in più rispetto ai precedenti documenti. Eccoli qua, no? I 17 obiettivi, Esatto, no? Messi a punto. C'è un po' di bravissimo. tutto, cioè sconfiggere la povertà, no? Sì, La la fame, salute e il salute benessere, e benessere. l'istruzione di qualità, all'interno del quale c'è anche l'educazione alla sostenibilità, come appunto uno dei vettori che deve coinvolgere la società, per cui veramente è a 360 gradi questo programma d'azione. È composto di 17 obiettivi che poi si declinano in 169, quelli che chiamano target o sottoobiettivi, proprio perché affronta, diciamo, tutto il pianeta e tutta la complessità della vita nelle varie direttrici. C'è un grosso impegno in questa fase, no? Anche da parte di personaggioni come per esempio gli attori. C'è un bel video che mi piacerebbe, no? Che ci piacerebbe in realtà mostrare. Se vuoi, possiamo farlo anche adesso, no? Sì, va bene. Ok, questo, eccolo qui, ecco qua, lo mostriamo. We can be. We must be the first generation to end extreme poverty. The generation most determined to fight injustice and inequalities. The generation that saves the planet from climate change. And this is how it will get done. The global goals. A 15-year plan for everyone, everywhere. With no one left behind. We will live in a world where nobody anywhere lives in extreme poverty. Where no one goes hungry. Where no one wakes in the morning asking if there will be food today. We will live in a world where no child has to die from diseases we know how to cure. And where proper health care is a lifelong right for us all. We will live in a world where everyone goes to school. And education gives us the knowledge and skills for a fulfilling life. We will live in a world where all girls and all women have equal opportunities to thrive and be powerful and safe. We cannot succeed if half the world is held back. We will live in a world where all people can get clean water and proper toilets at home, at school, and at work. We will live in a world where there's sustainable energy for everyone. Heat, light, and power for the whole planet. Without destroying the planet. We will live in a world economies prosper. A new wealth leads to decent jobs for everyone. And we will live in a world where our industries, our infrastructure, and our best innovations are not just used to make money, but to make all our lives better. We will live in a world where prejudices and extremes of equality are defeated inside our countries and between different countries. Where people live in cities and communities that are safe and progressive and support everyone who lives there. Where we replace what we consume. Planet where we put back what we take out of the earth. We live in a world that is decisively rolling back the threat of climate change. Where we restore and protect the life in our oceans and seas. Restore and protect life on land, the forests, and most the earth itself. With peace between and inside countries. Where all governments are open. An answer to us for what they do at home and abroad. And the justice rules. With everyone equal before the law.
where all countries and we their people work together in partnerships of all kinds to make these global goals a reality for everyone, everywhere. These are the United Nations Global Goals for Sustainable Development. Let's get to work. Let's make it happen. Stupendo, io direi, no? Fantastico, proprio. Io ho i brividi, ecco. È molto, molto coinvolgente, ecco. Sicuramente deve essere, ci dobbiamo far coinvolgere dal punto di vista emotivo, ma anche in modo molto razionale. Comunque. Assolutamente. Il positivo è che sono obiettivi comuni, nel senso che non si parla solo di politiche, ma si parla anche qua. Ogni individuo è responsabile e deve fare la sua parte, perché la finalità è che nessuno sia escluso da questo programma e soprattutto che nessuno sia lasciato indietro. Per cui sicuramente, diciamo, dal punto di vista degli ideali è che questo cammino è un cammino appunto di partecipazione. Dopo l'impegno, diciamo, ci sono 10 anni adesso per raggiungerlo, perché è partito dal 2015, sono già passati 5 anni, abbiamo altri 10 anni per raggiungere gli obiettivi, ma sicuramente è un percorso impegnativo. Assolutamente, e naturalmente bisogna essere impegnati tutti, giustamente come dicevi tu poco fa. Ecco, anche ARPA va impegnata in questa cosa che è una sfida grandissima. E che ruolo ha? Sì, beh, diciamo che il Veneto, come le altre regioni, la regione del Veneto ha firmato con il Ministero dell'Ambiente un accordo nel 2018 per promuovere la strategia regionale, perché questo programma logicamente lavora a livello nazione, a livello regionale, a livello locale. Per cui la Regione Veneto si è impegnata a scrivere la strategia regionale per il raggiungimento degli obiettivi nel territorio e ha coinvolto noi come agenzia per supportare in questa attività. Per cui non solo dal punto di vista, diciamo, organizzativo, noi abbiamo supportato sui tavoli provinciali che la Regione ha realizzato per parlare con la società civile, con gli imprenditori, associazioni di categoria, con i comuni, proprio perché deve essere un programma che coinvolge dal basso tutti. E in particolare abbiamo sviluppato il progetto che è il Forum dei Giovani per la Sostenibilità, dove praticamente abbiamo coinvolto gli studenti delle scuole superiori, per cui la fascia d'età dei 15 ai 18 anni, e gli abbiamo chiesto, diciamo, cosa ne pensavano dei 17 obiettivi dell'Agenda 2030 e gli abbiamo chiesto quali erano, secondo loro, le azioni migliori che potevano supportare la regione appunto per raggiungere questi obiettivi. Per cui è stato proposto un percorso di conoscenza, di confronto tra di loro e di discussione, che ha portato poi alla stesura di vere e proprie proposte di azione, che poi sono state inviate alla regione del Veneto quando è stato il momento di scrivere, diciamo, la strategia regionale. Il progetto è cominciato a novembre 2019, la prima parte si è conclusa a febbraio di quest'anno, proprio prima della chiusura delle scuole. Scusa se ti interrompo, Forum Giovani 2030 è questo, no, che stiamo vedendo? Sì, questo è il sito che è stato realizzato, qui si trovano appunto anche tutte le attività delle scuole. Diciamo che c'erano diverse classi, in tutto sono 17 istituti del Veneto. Certo. E i ragazzi dovevano scegliere uno, due o più obiettivi e lavorare appunto su questi. Certo. E diciamo, il percorso prevedeva che si partisse da quello che ognuno faceva per raggiungere questo obiettivo e fino ad arrivare alle proposte che potevano essere chieste sia alla scuola come, diciamo, comunità di dove loro vivono, trascorrono la maggior parte del tempo, sia a livello invece regionale, cioè quello che loro chiedevano, diciamo, ai politici che dovesse essere fatto per il raggiungimento di questi obiettivi, per cui era un modo per proporre, per fare delle proposte positive. Ecco, anche con la capacità, con la fantasia che hanno i giovani, i ragazzi, logicamente. Ecco, come è stata accolta la cosa dei giovani? Come l'hanno vissuta? L'hanno vissuta in modo entusiasta? L'hanno vissuta in modo un po' l'hanno anche scritto nelle relazioni che ci hanno mandato, sono sentiti, diciamo, importanti, sono sentiti responsabili perché gli veniva chiesto direttamente quello che secondo loro erano le cose positive. Non era semplicemente una trasmissione di conoscenza, ma era un modo per farli parlare, per fargli fare delle proposte. Per cui questo sicuramente è stato apprezzato. Ecco.
Ecco, questo coinvolgimento che avete messo in atto con questo progetto, ma anche molti altri di cui parleremo fra poco, appunto sulla sostenibilità, stanno dando dei frutti anche a prescindere dal progetto specifico? Avete misurato un po' anche i nuovi, spero, comportamenti che possono essersi innescati sui ragazzi, o è troppo presto per fare un bilancio? Beh, sai, allora le statistiche sui comportamenti sono degli studi che vengono fatti periodicamente, una volta ogni 1 o 2 anni. E sicuramente quello che è importante è fare in modo che i ragazzi siano consapevoli, cioè che si sentano loro stessi responsabili. Per cui da una parte c'è il monitoraggio dei comportamenti, però dall'altra c'è il lavoro che viene fatto individualmente. Quello è un bagaglio culturale che ogni persona porta con sé, che però ha più valore qualitativo che quantitativo, per cui è difficilmente quantificabile. Cioè, tu stessa forse non puoi sapere qual è il tuo impatto, puoi avere una percezione, però l'obiettivo poi non è neanche dare un numero, quanto promuovere dei processi di partecipazione, dei processi di presa di coscienza, diciamo. Poi Assolutamente. invece c'è la parte comunque che tiene conto di quello che viene fatto, del numero di persone che vengono coinvolte e anche del feedback che loro stessi ci danno, perché al termine di un progetto sia insegnanti che ragazzi hanno un ritorno, per cui ti dicono le cose che hanno funzionato, quelle che non hanno funzionato, e questa è un'altra parte, diciamo, della valutazione dei progetti che viene seguita. Assolutamente. Poi Sicuramente. c'è stata Probabilmente c'è stato anche il concorso dell'entusiasmo, no? Dovuto ai Friday for Future, no? Che ha giocato anche su questa risposta, no? Positiva che Sì, infatti noi avete siamo partiti da quello, perché proprio l'entusiasmo nel partecipare, anche tutti gli scioperi, proprio l'anno scorso, che è stato uno dei più importanti a settembre, anche qui a Padova, c'è stata una grossa partecipazione, però quello che noi abbiamo proposto è va bene chiedere politiche eque e giuste, va bene protestare, però poi bisogna anche pensare, bisogna conoscere i problemi, imparare anche a capire quali sono le responsabilità di ognuno e anche confrontarsi per andare avanti, per risolverli, perché Certo. sì, non basta chiedere, ma bisogna anche che ognuno faccia, che ognuno si metta in gioco. È quello che noi abbiamo chiesto in questo progetto. I dati sono disponibili sul sito che abbiamo appena visto, per cui si possono vedere sia la modalità di lavoro che le proposte che loro hanno fatto. E diciamo che avevamo previsto un incontro, cioè dovevamo fare proprio una specie di seminario con 70-80 ragazzi in presenza. Abbiamo dovuto appunto trasferirlo, è stato convertito in un webinar di 2 giorni, che è stato fatto il 3 e 4 di giugno, che però anche qui i ragazzi hanno partecipato e hanno fatto anche qua delle belle proposte. È stato un lavoro interessante. Si sono confrontati in aule virtuali, hanno discusso tra ragazzi di scuole diciamo di città diverse, però è stato anche questo un lavoro molto gradito. Ecco, e i genitori come si sono mossi? Perché di solito, perché uno dei problemi, per esempio, che è in discussione e che ha portato anche a delle, come dire, reazioni a volte anche un po' di incavolate, per esempio mi viene in mente Mercalli che dice, no, tantissimi anni di battaglie per far passare il tema, insomma, il pensiero del fatto che dobbiamo aver cura del nostro pianeta, dobbiamo combattere il climate change, eccetera. Però ti arriva finalmente una giovinetta che è Greta Thunberg e ti rivoluziona tutto. Ecco, i genitori come stanno rispondendo se avete appunto dei feedback in questo senso? Beh, diciamo che sicuramente i ragazzi sono i primi che poi riportano a casa quello che imparano, quello che vivono a scuola, per cui seminare attraverso questi progetti in modo anche poi per le famiglie, perché conosciamo bene quali sono gli impegni dei genitori, di chi ha figli, famiglia, lavoro, per cui diciamo forse incontrarli come si possono incontrare i giovani a scuola, incontrare gli adulti è più complesso. Però Certo. sicuramente attraverso i ragazzi si può arrivare alle famiglie. E poi logicamente ci sono molte, diciamo, come dicevamo prima, gli stimoli ci sono, sta anche un po' alle persone anche trovare la capacità di seguirli, di interessarsi. Assolutamente. Ecco, Veneto Sostenibile appunto è quindi Forum Giovani 2030, è uno dei progetti che avete realizzato e state portando avanti con i giovani, ma non è l'unico. Corretto? Esatto. Esatto. Logicamente abbiamo tante, tante iniziative e diciamo che cerchiamo anche di
di diversificare. E, allora, altri progetti che abbiamo fatto, sono anche appena stati, diciamo, divulgati, di cui abbiamo appena diffuso i risultati, sono i due concorsi, il concorso Qualidea, che è rivolto alle scuole dell'infanzia, le scuole primarie, certo. E poi questo che stai facendo vedere, invece, che è il concorso Alta Video, dove veniva chiesto ai ragazzi delle scuole di primo e secondo grado di realizzare dei brevi video di circa 4 minuti di durata che affrontassero i problemi dell'agenda 2030 partendo dalla situazione locale. Okay. Quindi vediamo i progetti premiati per le scuole medie, e forse questo è Posta per Nonni, è il primo premio che è stato assegnato a una scuola che ha lavorato nel periodo di chiusura, di lockdown, e con realizzando dei messaggi, una sorta di posta con i nonni che erano nelle case di riposo, che non potevano uscire, non potevano vedere i parenti, i figli, i nipoti, per cui è stato un po' un modo per superare l'isolamento e per infrangere questa barriera che purtroppo il Covid ci aveva. Tra l'altro, io li ho visti un pochino questi video prima di... Lo faccio partire, oddio, è un po' difficile per Posta per Nonni, che ha vinto il primo premio, no, di questo concorso di idee. Esatto. Ecco. È molto carino, perché magari adesso ne facciamo vedere un pezzettino e poi saltiamo alla fine. Perché a proposito del discorso che facevamo poco fa sul coinvolgimento, no? Vostro, dei ragazzi e dei ragazzi, dei loro genitori e dei loro nonni. In questo video è stato fatto, perché loro scrivono, no, lettere ai loro nonni, potenziali nonni, e poi i nonni rispondono, nonni che sono appunto persone che purtroppo durante il Covid sono rimaste sole a casa, oppure si sono trovate da sole nelle case di riposo. Quindi hanno fatto un lavoro di inclusione, anche di salute e benessere in qualche modo, no? Quindi certo, rispondendo ad alcuni degli obiettivi importantissimi dell'agenda 2030, che anche questo appunto mi ha fatto venire dei penotti grandi così, sinceramente. Sì, diamone un pezzettino e poi... Sono una mamma e anche una nonna. Mi trovo qui alla Carnaldi, alla casa di riposo. Mi trovo bene, sono circondata da tanto affetto, dagli operatori, dottori, infermieri, e noi stessi ci facciamo anche un po' di compagnia. Che dirvi, che il vostro pensiero, il vostro messaggio che ci date giorno per giorno ci fa tanta compagnia. Ci fa tornare anche un po' giovani, perché ci ricorda quando avevamo noi bambini come voi alla scuola,
Ecco, io direi di fermarci qua con questo video perché è un po' lungo e tenerissimo, devo dire, no? Inviterei magari, siccome sono sei vincitori, magari uno potrebbe vederne uno al giorno, ma sono molto, molto coinvolgenti, proprio perché si vede l'impegno dei ragazzi, quello che hanno messo, diciamo, E li questi troviamo proprio qui, noi, e sulle pagine del con sito di Alba, i certo. compagni. Esatto. Quindi alla voce, se cercate, se entrate nel sito di ARPA, no? arpa.veneto.it e cercate sul sito Prendersi cura dell'ambiente, troverete senz'altro, no? Tutti quanti i video, semplicemente cliccando a queste voci che trovate qui. Ecco, altre iniziative che vedo che sono già molte, voglio dire, molta carne sul fuoco che state mettendo e avete messo anche in passato, no? Certo, beh, c'è come ti dicevo l'altro concorso che è un modo, diciamo, un po' per mettere in competizione le scuole e per farle anche lavorare sui temi ambientali. Il concorso qua l'idea, che è rivolto invece alle scuole dell'infanzia, alle scuole primarie, e anche loro, diciamo, hanno avuto un po' la difficoltà quest'anno perché i progetti iniziati poi sono stati magari conclusi in modo abbreviato, in modo diverso, lavorando da casa, però metto in evidenza anche qui. Anche qui diciamo l'impegno degli insegnanti e dei ragazzi. E questi progetti dovevano appunto fare delle attività di educazione ambientale, anche questi indirizzati agli obiettivi dell'Agenda 2030. E diciamo che qua ogni scuola mette in evidenza le sue peculiarità, cioè qui, anche qui emerge molto la fantasia e la creatività. E abbiamo le scuole dell'infanzia, ad esempio. Abbiamo anche delle immagini, no? Le mostriamo? Sì. Ok, le recupero, prego, prego. Sì, no, ti dicevo che diciamo queste attività mettono un po' in risalto il modo di lavorare degli insegnanti che diciamo, partono da un momento che è la conoscenza del problema, di quello che può essere la questione ambientale, e poi però passano a lavorare anche con attività più pratiche, con i laboratori, cioè mettendo proprio i bambini nelle condizioni di potersi sentire un po' protagonista di quello che succede e Certo. facendoli ragionare su quelli che possono essere i comportamenti e gli stili di vita per risolvere. E queste sono appunto delle immagini delle attività. E ecco, questo è un esempio diciamo, della creatività di quello che producono i bambini a scuola. Ecco, qua queste invece sono Eccoti. immagini di laboratorio, qui ad esempio sono altre attività, questo è il progetto invece di Raccontiamoci le favole, che è un progetto che coinvolge i bambini attraverso le letture, i giochi di filastrocche, e con dei momenti di riflessione, poi con delle attività di osservazione, diciamo, di manualità pratica, proprio perché diciamo, cerchiamo di fare attività di educazione ambientale anche attraverso il gioco e il divertimento, proprio perché non è uno stare a scuola seduti sui banchi, ma è un modo un po' di vedere le cose in un modo, da un punto di vista diverso, e questo, diciamo, attraverso il gioco sicuramente è facilitato. È fondamentale assolutamente anche per creare delle emozioni che poi si fissano, no, nella testa, nei ricordi dei ragazzini e diventano parte integrante, no, del loro patrimonio, no, di Esatto, valori, e poi giusto? loro la maggior parte delle volte riportano a casa e trasmettono ai genitori, perché poi sono quelli che in modo più diretto riescono appunto a coinvolgere anche i genitori su queste cose, su questi aspetti. Esattamente. Ecco, una domanda, eccoti di nuovo, qui sei in un Questo è un laboratorio. laboratorio che ho fatto sì, con una collega sull'inquinamento delle acque. Sì, facciamo degli esperimenti con i bambini. Anche qua si divertivano molto. Dico che è stato un momento di divertimento per i bambini, queste attività. Certo. In quante persone seguite la parte, diciamo, dedicata all'educazione ambientale? Allora, l'ufficio è nella direzione generale, siamo in 3 persone, poi però in questa attività collaboriamo anche con gli altri uffici di ARPA, perché altre attività di cui magari non abbiamo parlato, che però seguiamo, sono diciamo, i pacchetti di educazione ambientale all'interno di progetti europei, per cui si lavora poi con gli altri osservatori dell'agenzia e con i colleghi che seguono invece magari la parte più tecnica. Per cui cerchiamo di lavorare appunto in varie direzioni, in varie modalità, proprio per diversificare le attività. Ecco, Certo. di raccontiamoci le favole, forse che abbiamo cominciato a parlare. Sì.
E volevo dirti appunto che ci sono molte risorse a disposizione sul sito, c'è il manuale che abbiamo fatto che può essere scaricato da internet e aspetta, così uno può ricordarsi, questa è la copertina, si vede? E è questo qua, quello qui. Appunto sul sito di APAD si può scaricare ed è un manuale che affronta i 6 argomenti. Vediamo qui l'acqua, l'aria, la biodiversità, i suoni, i rumori, i rifiuti, la terra e il paesaggio, e appunto è un aiuto, uno strumento didattico per le maestre per realizzare attività di educazione ambientale a scuola con i bambini, e può essere usato anche a casa dai genitori se vogliono appunto fare delle attività dei laboratori con i bimbi. E diciamo questa è una risorsa, però è anche un progetto, perché noi abbiamo finanziato dei percorsi nelle scuole del Veneto. Ne abbiamo fatti 90 lo scorso anno, stiamo concludendo le attività interrotte nell'anno scolastico 2019-2020 e verranno appunto completate quest'anno, diciamo, a seconda delle, insomma, vedremo quali saranno le possibilità che le scuole ci daranno, delle, o in presenza o a distanza, ecco. E, c'è anche una risorsa per la didattica digitale, perché sono stati realizzati 6 video, dove ci sono delle letture, delle brevi letture e alla fine una specie di tutorial di laboratori da fare sempre con i bimbi. Ecco, questo è un progetto che è molto, ci è stato richiesto anche da altre regioni, anche all'esterno del, diciamo, del Veneto, ed è sempre molto richiesto anche dalle scuole, perché sono diversi anni che lo proponiamo. Sono risorse anche queste che troviamo sul sito? Sì, assolutamente. Se tu, se chi è interessato, va in prodotti educativi, non so se riesci a vederlo. Lo cerco direttamente sulla query qui. Prodotti educativi. Oh, prodotti, mamma mia, questo. No. Ah! Maledetto T9. Esatto. Eccolo qui. Dovrebbe essere qua. E qua c'è la raccolta di tutti i manuali e delle varie risorse che ci sono a disposizione. Ecco qua, andando avanti nella pagina, basta seguire i link, poi eventualmente se non si trova il materiale, noi logicamente siamo a disposizione attraverso contatti, possono contattare l'ufficio educazione e sostenibilità di ARPAD o per telefono o per email, sicuramente rispondiamo a tutti. Certo. Ecco, una cosa che ho notato è la selezione che avete fatto, no, di alcune scuole che probabilmente hanno accettato la call che avete lanciato, no? Per esempio. Sì, esatto, noi facciamo una call aperta a tutti e tutti possono chiedere, poi logicamente facciamo una graduatoria. Sì, ok, sì. Ok, quindi potenzialmente tutte le scuole possono partecipare, possono accedere, certo, ai vostri corsi, ai vostri seminari, però appunto poi fate una graduatoria, non è che vengo da voi e vi chiedo potete fare il corso nella mia realtà. No, no, i concorsi sono aperti a tutti, così come questo progetto appunto che fa dei servizi educativi a scuola, per cui fornisce dei pacchetti didattici, certo, di supporto, sono aperti a tutti, logicamente bisogna facciamo la selezione dal punto di vista cronologico, cioè chi arriva prima purtroppo, poi si cerca comunque di recuperarli magari l'anno successivo, chi aveva chiesto non aveva potuto accedere, però finora siamo riusciti a soddisfare tutte le richieste. Sì. Ok. Quindi insomma siete soddisfatti insomma del lavoro che state facendo, avete dei buoni feedback, ecco, sì, almeno dal punto di vista emozionale, non voglio dire quantitativo, numerico o non solo quello. Ecco. Sì, dal nostro punto di vista noi ci sentiamo soddisfatti, poi logicamente siamo sempre aperti alle critiche, per cui se uno diciamo vuole migliorare, vuole avere altri servizi, logicamente possono essere fatte delle proposte, le prendiamo in considerazione. Sicuramente quello che cerchiamo di fare, appunto, come ti dicevo, è di allargare anche il raggio di azione e lavorare il più possibile in rete, perché mettendo in condivisione le risorse, sicuramente si può fare di più e lavorare meglio. Assolutamente. Va bene, io credo che no, abbiamo detto un po' tutto, se vuoi aggiungere qualcos'altro, mi sembra, insomma, innanzitutto ti dico che fai un lavoro bellissimo, che sinceramente a me piace tantissimo fare anch'io, perché avere a che fare appunto con questi temi, che sono temi di estrema importanza e su cui bisogna assolutamente lavorare tantissimo e con passione soprattutto, perché appunto attraverso
la passione che si riesce ad essere più, più efficaci, no? Più chirurgici. Naturalmente come educatori, anche dal punto di vista professionale, soprattutto parlando di educazione ambientale, diciamo che la buona educazione è quella che inizia con un migliore esempio, per cui sì, non bastano le parole, ma ci vogliono anche i fatti, per cui purtroppo no, per fortuna, però bisogna anche essere un po' coerenti con le cose che si dicono e coerenti con quello che si fanno, quello che anche le proposte che vengono fatte anche agli educatori e delle scuole, diciamo, è quello che ai ragazzi non basta insegnare di fare la raccolta differenziata, non basta dirglielo, ma bisogna farlo a scuola e fare in modo che la scuola funzioni, per cui non basta dire separate, ad esempio, faccio l'esempio più semplice, separate i materiali, ma ci vuole anche alle spalle un sistema che permetta poi efficacemente di fare in modo che i materiali vadano effettivamente nei bidoni appositi, per cui c'è tutto un lavoro alle spalle. Ecco, cioè, diciamo. Il sistema Veneto in questo senso funziona bene? Beh, direi di sì, assolutamente. Se tu vedi i dati che raccolgono i nostri colleghi dell'Osservatorio dei Rifiuti, il Veneto è una delle regioni che riesce a differenziare meglio, a ottenere maggiori percentuali, sicuramente. Benissimo, ecco. Possiamo anche fermarci qui. Esatto, noi contiamo di continuare quest'anno col Forum dei Giovani e vediamo intanto in questo periodo come va la riapertura delle scuole, per cui siamo un po' in stand-by tutti per... Esatto, lasciamoli lavorare e dopo sicuramente è nelle nostre intenzioni di continuare l'attività, ad esempio sull'agenda 2030, per cui poi ci saranno gli aggiornamenti sul sito. Assolutamente. E un'ultimissima domanda, appunto. Nel caso in Fausto, purtroppo, si dovesse tornare in regime di lockdown, voi continuerete l'attività con webinar, attraverso insomma sì, stiamo già lavorando in parallelo in questa direzione proprio per tenerci comunque pronti, perché comunque è una modalità di lavoro a cui siamo stati costretti, cioè abbiamo dovuto abituarci un po', almeno parlo anche per la scuola, e che però può aiutare anche a può facilitarci il lavoro, diciamo, perché sicuramente stiamo lavorando anche da questo punto di vista, per cui con registrazioni magari poi interazione a distanza con gli esperti, diciamo, sulle varie tematiche. Assolutamente. Veramente. Ottimo, allora Anna Gardellin, grazie mille davvero per questa chiacchierata molto interessante e anche molto lieta, come dire, perché ci hai mostrato delle cose molto molto belle, molto gentili, come nel nostro DNA del Cantiere delle Donne. Vi ricordo l'appuntamento la prossima settimana, il 21 di settembre, con la mobilità sostenibile, sempre con ARPA e con Ketty Lorenzet, che è appunto una tua collega del Dipartimento Aria. Esatto. Ottimo, allora. Buon lavoro. Buon lavoro a voi. Ciao, ciao. Ciao.